Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il 30 giugno il Consiglio regionale ha svolto il dibattito generale sul futuro dell'ospedale Gradenigo e ha iniziato l'illustrazione degli oltre 200 emendamenti presentati al provvedimento. Il dibattito proseguirà nella prossima seduta. Paolo Allemano, Partito Democratico. Ma noi pensiamo che sia un passaggio utile perché il Gradenigo è funzionale al sistema sanitario piemontese. L'operazione non era evitabile perché altri scenari, per quanto teoricamente possibili, non sono praticabili. È nostra intenzione governare questo complesso fenomeno. Giorgio Bertola, Movimento 5 Stelle. Assolutamente contrari, non vogliamo che i consiglieri regionali siano trattati come passacarte delle multinazionali delle sanità e temiamo, anzi siamo sicuri, che questo sia il cavallo di Troia per far entrare i privati nella sanità piemontese. La Commissione Trasporti ha approvato all'unanimità in sede legislativa la legge che modifica la normativa sul trasporto pubblico non di linea per contrastare l'abusivismo con riferimento ai sistemi di prenotazione online tipo Uber. Anche la Consulta Giovani promuove il primo Festival Internazionale delle Scuole d'Arte e Design, dedicato per questa prima edizione al tema Il Senso del Corpo. L'evento è organizzato a Torino dall'Albertina e vi partecipano oltre 60 accademie da tutto il mondo. Salvo Bitonti, direttore Accademia Albertina. Dai 5 continenti giungono artisti, giovani artisti che frequentano le Accademie di Belle Arti. Veramente in questo momento Torino è al centro di una riflessione sull'arte e sulla creatività giovanile, il che mi sembra veramente rilevante. Più di 70.000 persone hanno partecipato al Torino Pride. La manifestazione si è svolta in contemporanea in 20 città italiane per una mobilitazione nazionale che rivendica diritti e uguaglianza per tutti. Mauro Laus, presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Noi viviamo in un paese laico e la laicità è la più alta forma di protezione della libertà. Noi abbiamo il dovere e la responsabilità di dare applicazione all'articolo 3 della Costituzione. Nei prossimi giorni approderà in aula la legge contro le discriminazioni. Una sessantina di piccoli quadri di artisti, piemontesi e non, sono esposti all'ufficio relazioni con il pubblico di Via Arsenale a Torino, nella mostra Segni 20x20 Reload. Curata dal Centro Cultura Contemporanea di Torino, la rassegna è visibile fino al 21 luglio. Come ogni anno, il Consiglio regionale è presente al Col dell'Is per le celebrazioni di ricordo della strage del 2 luglio 1944, nella quale persero la vita 33 giovani, e di tutte le vittime delle vallate torinesi nei 20 mesi della guerra di liberazione. Richard Stallman, fondatore del Free Software Foundation, ha aperto a Torino i lavori del Master in Management del Software Libero. Ha inoltre preso via il ciclo di incontri sugli Open Data, con il primo appuntamento di ICT per ciclo di conferenze organizzato dal CSI. Ed è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.